Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Andrea, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, a te. Siamo proprio presso la Torre del Cerrano con i due primi cittadini di Silvi e di Pineto, Andrea Scordella e Robert Verrocchio, perché sembra si sia tornati indietro di qualche mese. Tutti ricordano quello che è accaduto alla fine dello scorso anno con il transito dei mezzi pesanti sulla strada statale 16 per la chiusura ai mezzi pesanti del tratto dell'A14. Sindaco Verrocchio, sono passati alcuni mesi, siamo quasi punti a capo, perché a causa delle chiusure notturne del tratto Pineto-Pescara Nord, la notte la strada statale 16 è attraversata di nuovo dai mezzi pesanti con tutti i disagi che ne conseguono. Sì, sono passati diversi mesi, a dire il vero noi auspicavamo che per la stagione estiva il tutto potesse essere risolto, quantomeno potessero essere intanto riaperte le carreggiate, perché i problemi adesso sono due: da una parte i lavori, come si diceva poco fa, sui viadotti che stanno comportando appunto la deviazione dei mezzi sulle nostre strade, sulle nostre statali durante l'orario notturno, e ricordiamo che siamo nel mezzo della stagione estiva, per cui noi abbiamo anche veicoli che transitano durante il periodo notturno sulle nostre strade, oltre ai danni ovviamente che si creano proprio sulle infrastrutture stradali urbane. Ma abbiamo il tema anche del restringimento della carreggiata stessa, e questo non è un problema solamente della città di Pineto piuttosto che di Silvi, Roseto, Città Sant'Angelo, e credo neanche solamente della regione Abruzzo, è un tema che riguarda un po' l'Italia, perché abbiamo turisti che decidono di spostarsi dal nord verso sud e viceversa, che magari possono anche ripensare questo spostamento in funzione delle lunghe code che si stanno creando oggi sotto gli occhi di tutti. Insomma, prendere l'autostrada significa bloccarsi a poche decine di metri sull'autostrada. Ho già avuto modo di dire in questi giorni che bisogna affrontarlo urgentemente. Capiamo, c'è stato il lockdown, però adesso non possiamo permetterci di tenere una situazione di questo genere. Ho avuto modo di parlare anche con il sottosegretario alle infrastrutture qualche giorno fa. Occorre un lavoro sicuramente a più mani da parte dell'autostrada in primis, il ministero che deve fare la sua parte, la consapevolezza da parte della procura, per cui portiamo massimo rispetto, perché sappiamo da dove parte insomma tutta questa indagine, parliamo di sicurezza, ma tutte e tre questi soggetti insieme devono capire anche che oggi abbiamo a che fare con la sicurezza sulle nostre strade, ma abbiamo a che fare anche con una economia che già sta soffrendo per tanti problemi e che non può permettersi adesso di avere ulteriori preoccupazioni. Sindaco Scordella, io mi riallaccerei, prego di avvicinarsi al microfono, a quello che diceva proprio il suo collega di Pineto, i risvolti economici di questa situazione, perché voi mesi fa, ricordo, avevate ricevuto disdette per quanto riguardava il periodo pasquale, per quanto riguardava il 25 aprile, il 1° maggio, disdette di turisti che avevano prenotato per venire a passare le loro vacanze di quel periodo qui tra Silvi, Pineto, la costa abruzzese. Lo stesso sta accadendo oggi con le disdette per il periodo estivo. Il danno economico è un danno ingente. Sicuramente sì, siamo preoccupati proprio per la situazione del turismo locale. Noi naturalmente già martoriati per quanto riguarda i mesi invernali, dicembre e gennaio, dove notevoli disdette avevamo ricevuto proprio per il periodo pasquale e diciamo prima estate. Naturalmente adesso piano piano stiamo recuperando terreno con le prenotazioni per quanto riguarda anche la situazione emergenza Covid, ma siamo preoccupati perché questa è un'altra tegola che si abbatte sul nostro territorio e soprattutto sull'economia locale. Silvi, come tutte le città della costa qui del Teramano e non solo, vivono di turismo, e sicuramente questo ulteriore disagio potrebbe sicuramente generare poi riflessi economici importanti, soprattutto in fase, diciamo, termine dell'estate. Siamo consapevoli soprattutto del fatto che questi lavori si devono sicuramente effettuare e
però ci chiediamo come mai non sia stato programmato anche in fase di lockdown degli interventi mirati proprio per sia sulla celerità ma soprattutto per arrecare minor disagio ai nostri territori. È ovvio che la programmazione su una rete importante come la rete autostradale, una programmazione sicuramente delicata, ma noi come territori non possiamo subire passivamente delle scelte che comunque ricadranno sull'economia, ripeto, non solo locale ma nell'intera regione. Consideriamo soprattutto che noi siamo la cerniera tra il nord e il sud d'Italia, una dorsale adriatica importantissima per i flussi non solo turistici ma soprattutto economici e commerciali. Ho sentito addirittura che si paventa anche la chiusura del traforo del Gran Sasso, dunque praticamente un Abruzzo isolato, ma è un'Italia isolata, perché comunque l'Abruzzo è da cerniera e andremo a spaccare almeno sia la dorsale adriatica che l'est all'ovest dell'Italia. Naturalmente come ho sentito diverse situazioni anche il Presidente della provincia e il Presidente della regione Abruzzo che si stanno muovendo, noi siamo pronti a fare fronte comune perché dobbiamo sicuramente dare delle risposte alle nostre comunità e dare sicuramente un segnale forte. È ovvio che chi sta gestendo questa crisi debba sicuramente mettere in campo le massime professionalità, perché loro stanno giocando con una situazione delicata, delicatissima, ma soprattutto si devono rendere conto che perdere la stagione estiva vuol dire distruggere un territorio, distruggere una provincia, ma distruggere l'intera regione. Sindaco Scordella, le faccio una domanda e le chiedo però una risposta flash, la stessa cosa poi faremo con il sindaco di Pineto. E questa è una battaglia da portare avanti senza guardare ai colori politici. Ci sono comuni, giunte di centrodestra e di centrosinistra, ma il problema è uno. È d'accordo? Ma sicuramente sì, sono d'accordissimo. Questa è una battaglia per l'intera regione Abruzzo, ma soprattutto per la comunità abruzzese. Non possiamo guardare i colori politici, dobbiamo sicuramente dare delle risposte ai nostri cittadini, perché le famiglie abruzzesi vivono di turismo, l'80% del turismo abruzzese è sulla costa e questo danno, ripeto, la chiusura dell'autostrada è un danno ingente a tutta la comunità, a tutti i cittadini abruzzesi e dunque a tutti i colori politici. Sindaco Verrocchio, è d'accordo che regione, provincia e comuni devono fare più che mai oggi fronte comune? Sicuramente sì, questa è una problematica che non ha un colore politico, così come non l'ha avuta finora la battaglia che abbiamo portato avanti tutte le istituzioni in maniera orizzontale e verticale, direi, nell'ambito delle tante iniziative che abbiamo condiviso sinora nei mesi passati. Quindi oggi c'è un grido, come dire, di preoccupazione da parte delle istituzioni nei confronti delle autostrade, nei confronti del governo, e ovviamente c'è anche un appello nei confronti di chi sta gestendo dal punto di vista anche giudiziario, affinché, come dire, si aiuti in qualche modo la risoluzione di questo problema. Ovviamente noi sindaci siamo in prima linea e abbiamo raccogliamo quelle che sono le preoccupazioni e le problematiche del territorio, come abbiamo fatto sinora continueremo a fare, insomma, a spingere affinché nel più presto davvero si trovi una soluzione per ripristinare serenità su una delle infrastrutture più importanti per l'Italia, per il centro Italia.